Il carioca Gomes passa a fil di spada lo sventurato Sapri e così il bitonto fa sua la disfida col purringhioso Barlet. Sfata il tabù Puttilli e accede al secondo atto della Coppa Italia Dilettanti. Il condottiero Valeriano Loseto dispone i suoi secondo il fidato 3-5-2, fra i pali il chiodo infinito di Amè, cintura difensiva con roccioso Lobianizzi assistito dal fioretto di Fioretti e da Gianfreda, che una nera maschera farà somigliare ad un impavido corsaro. In mediana Tangorre, Stasi, Cursori, non privi di stile. A campo raconnava Scegrumo a far legna senza badare ai trucioli. Davanti il vagante tedesco e Figliolia che si batte e si sbatte da campione. Il Barletta viene schierato da Ciro Ginestra a specchio, con l'ex Lacassia laterale dietro, coppia da Serie A con Marsiglia e Schelotto in mezzo, Marconato a ricamar trame, Bramati, Russo e Di Piazza a costituire l'attacco. Rapide fasi di studio ed ecco le sciabolate. Al decimo break fulminio del Bitonto, tedesco calciaflebile dal limite. Subito dopo è Navas a schiacciare di testa, provvido e il guizzo di Sapri. Al quarto d'ora assistenza di Schelotto per Di Piazza, riflesso miracoloso di Diamè. Gli ospiti, sontuosi e autoritari, rientrano dagli spogliatoi ancora più assatanati e al terzo sorprendono i biancorossi con Fioretti, in singolar tensione sulla destra, Bignè per tedesco che, nonostante la deviazione disperata dell'estremo difensore, deposita nel sacco in pantofole. Poi rinculano i leoni, tremebondi, i barlettani avanzano famelici e si prendono due ghiotte occasioni. Da corner nuca benefica di Caputo e sfera che si infrange sul legno. Subito dopo Di Piazza pasteggia stoltamente con un penalty in movimento e cuoio sul fondo. Al sedicesimo, siluro di Marconato dai 20 metri, ancora il guardiapali senegalese in tuffo con la mano di richiama mette in angolo. A 9 dalla fine, che tale non sarà, zampata ingannevole di Ngom, Diamè si genuflette e manca la sfera che rotola malinconica in rete. Al tramonto del match, rissa furibonda nei pressi della panchina barlettana e rosso per Navas. Ci vorrà la roulette fascinosa e disarmante per decretare il vincitore. I neroverdi vanno subito davanti per un rigore scellerato di Marsili. Colaci consegna il pallone a Sapri. Caputo si fa intimorire da Diamè, Lobianizzi sbaglia ed è tutto in parità. Finché un balzo felino di Diamè annulla il destro di Sepe e la conclusione indovinata del brasiliano di qui sopra consegna la vittoria ai Leoncelli, che si concedono finalmente l'abbraccio caloroso dei loro tifosi, ebri di gioia.